Ci troviamo all'Istituto Felice Olivetti, dove si sta festeggiando e si sta organizzando questo interessante premio che è giunto alla quinta edizione, il premio The Voice Astrea, che è organizzato insieme alla testata giornalistica The Voice con la fondazione appunto Astrea. Qui abbiamo la nostra preside Anna De Francesco, che affettuosamente ha voluto questo evento che si svolgesse proprio qui nel suo istituto, dove oggi ci saranno tante cose importanti che si stanno organizzando. E quindi io vorrei passare subito la parola alla nostra, al nostro padrone di casa. Sì, grazie intanto alla fondazione e a voi del premio The Voice, perché questo è un premio che noi abbiamo sempre seguito e al quale abbiamo sempre partecipato con grande interesse. L'istituzione è sempre quella che deve dare ai ragazzi il più possibile come possibilità, come formazione e interesse, al di là della sola istruzione, diciamo, contenutistica. Quindi la visione di questo premio è proprio questa, cioè dare delle competenze trasversali ai ragazzi che possono poi ovviamente favorire il loro inserimento nella società. Sì, le scuole partecipanti: abbiamo il liceo classico Ospedalieri, abbiamo il liceo artistico di Catania, e poi c'è il Turisi Colonna e altre, diciamo, scuole che si sono unite, e oggi ci sarà un'importante premiazione di questi ragazzi che consistono delle borse di studio, diciamolo, che la Fondazione Astrea ha messo proprio a disposizione. E abbiamo qui anche la nostra rappresentanza regionale, che è l'onorevole Dario Daidone. Grazie a voi per l'invito, è un onore essere qui con voi, essere qui con le presidi che svolgono un lavoro encomiabile, difficile, molto difficile, ma soprattutto fra gli studenti, che io considero la vera nervatura della nostra società. E sulla formazione, sulla loro scuola, sulla loro crescita dobbiamo puntare molto, noi primi come istituzioni, ma soprattutto grazie al lavoro encomiabile che svolgono le presidi. Grazie ancora per l'invito. E qui mi avvicino, sono con la nostra dirigente del liceo classico Ospedalieri, la professoressa Enza Ciraldo, che ha voluto fortemente anche lei questo evento e partecipare con i suoi ragazzi, con la professoressa Marinella Spina, e diciamo che anche questo premio, il nostro giornale, la fondazione, lo dedichiamo particolarmente al nostro Davide Greco. Lui è sempre qui con noi. Allora, io ringrazio fortemente la Fondazione, perché ogni anno mi onora e mi dà la possibilità di far partecipare il mio istituto. Ringrazio la preside, che oggi sono ospite nella sua scuola, e tanto anche l'istituzione, perché abbiamo bisogno dell'istituzione, dell'appoggio per poter dare l'opportunità e far conoscere i ragazzi e supportarli per l'inserimento nella società. Quelle cose umane, quelle cose divine, unite all'amore, all'affetto e al rispetto, questa è la definizione che Cicerone dà all'ambiente. Quando c'è questo è una cosa bellissima, che è spesso in tutti i sensi. Bene, vi ringrazio con affetto e speriamo di vedere. Dico sempre agli studenti, se oggi semini, domani raccogli. Voi pensate soprattutto a questo. Intanto vi ringrazio di questo, di quello che avete fatto per me. Io penso che questo stare insieme, questo cercare di costruire insieme alla base, saluto, come dicevo, la frase che tu spesso ripeti, che con forte parte resto di discordia massima di appunto. Impegniamo ad utilizzarlo bene, quindi questa cosa è molto importante, è molto interessante ed è stata una cosa che abbiamo voluto tutti. Ovviamente la completeremo una volta che completeremo l'iter dell'anno scolastico, quindi poi i premiati saranno di questo anno scolastico, saranno ovviamente nel prossimo. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Manlio Caruso, il presidente della Fondazione Astrea, che è protagonista per la seconda edizione, almeno quella alla quale noi partecipiamo, di questo contest a premi. Mi avrebbe veramente tanto fatto piacere essere lì con voi, però ahimè un impegno di straordinaria importanza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri mi
purtroppo mi obbliga a rimanere qui su Roma. Volevo inviare i miei più cari saluti innanzitutto ai ragazzi e poi comunque anche a tutte le autorità intervenute. Un grande applauso, eh? Bravi a chi vincerà le borse di studio, ma siete tutti bravissimi e sono certo di una cosa, che rappresentate il nostro futuro e a voi ci affidiamo. Un bacio, ciao. Prego, la Presidente, diciamo, di scuola ha voluto fortemente anche inserire un premio per gli alunni meritevoli, che uno per il debitrice e uno per gli alunni. Però sicuramente, siccome siamo ancora in fase di studi, di conclusione, si possono avere le medie esatte. Allora, così abbiamo detto, oggi si annuncia e poi a ottobre significa che ritorneremo qui ed è questa una bella, bella iniziativa. Sposiamo tutti, alunni meritevoli, con voti di condotta buoni, cominciamo ad andare avanti anche così. Questi ragazzi sono cresciuti in maniera straordinaria.
con l'interesse di coltivare la musica. Chi andando oltre ha conseguito anche percorsi di studio, di insegnamento, di qualificazione presso il liceo musicale della città. Sono diventati docenti e insegnanti dei piccoli, cioè ragazzini di 6 anni che sono con gli strumenti in mano, con gli organi in mano, e sono davvero straordinari. Hanno vissuto una grande esperienza di suonare in varie occasioni, come sono le interviste del Presidente della Repubblica a Catania, sabato scorso in occasione della celebrazione della festa della Repubblica, alcuni mesi fa abbiamo coinvolto a Roma un palcoscenico europeo, che è un evento europeo di Roma, dove rappresentanti di tutta Europa, tutte le città e capitali europee, e c'erano ragazzi di musica insieme a Di Primo, protagonisti, che manifestavano il loro interesse e la loro qualità soprattutto di musica. E forte di questa esperienza io ho potuto, come rotariano, impegnato in un'attività all'interno del Rotary che chiamiamo gruppo IFE, ovvero Yachting Fellowship del Rotariano. Dico questa sigla per sintetizzare che si tratta di amici rotariani che hanno interesse per il mare da tutti i punti di vista, dalla cultura del mare, dalla moda del mare, dalla voglia di divertirsi al mare, dalla protezione e difesa dell'ecosistema marino. Abbiamo condotto iniziative e campagne contro l'India cavettiana, contro l'inquinamento della plastica. Questi progetti sono stati sviluppati in Europa. Questa associazione ha una rete internazionale, quindi se facciamo una cosa a Catania, nel frattempo si muove un gruppo in Brasile, in America, o a Porto, per portare avanti iniziative di questa. Nell'ambito di questo percorso ci siamo dedicati continuamente ad una attività che è la scuola di mare, per portare questo messaggio nelle scuole, quindi cioè, ricordo che sia quest'anno che abbiamo precedente scuole della città, ci proponiamo anche in questa scuola, se il dirigente lo desidera e lo gradisce il prossimo anno così. Anche tra i ragazzi questa grande, come dire,
scambio di opinioni, non c'è più. I ragazzi parlano, ma se c'è un gruppo 6-7, almeno 4 stanno chattando al telefonino. Se siamo in una pizzeria, una famiglia, degli amici, ci sarà sempre qualcuno che è distratto continuamente da queste parti, che ormai bisogna digerirli, non si può parlarne contro. E per digerirli bisogna cercare di comprendere che abbiamo bisogno dell'opinione. E io dico sempre ai ragazzi, e lo chiederò pure alla vostra Presidente, io sto girando i licei per parlare di buona e sana Costituzione, di diritto alla legalità, e già sono stato in 4 licei a parlarne, perché la nostra Costituzione è uno strumento fondamentale che ci rende liberi, liberi di fare ciò che potete fare, esprimendo la vostra opinione e soprattutto facendo politica. Se non fate politica, se permettete agli altri di dire quello che voi pensate e di dover creare gli strumenti e le azioni affinché siano loro a dettare le azioni legislative, per chi di voi ha studiato il diritto, ormai dato più al governo, ci sono più decreti legislativi che leggi fatti dai parlamenti. Io chiedo scusa, ma sto inserendo tanti segni, dottoressa, che sono importanti perché si crei una sana, giusta, corretta opinione pubblica, opinione ad esprimere il proprio pensiero dei nostri ragazzi. Altrimenti è bello, ci scambiamo le tante, è tutto bello, meritevole, perché quello che ci ha messo nella selezione che sta realizzando l'avvocato Caruso, la dottoressa Nella, io la chiamo Nella, la dottoressa Tappiati, la chiamo Nella perché è una cara amica ed è una donna che oggi combatte per la legalità. Considerate che non si vengono mai, ma io devo fare un applauso a Nella. È l'unica che fa trasmissioni condotte in regia e condotte personalmente da lei contro i rifiuti, che è un argomento assai delicato. Lei ha il coraggio di farlo. Grazie, grazie per questa targa. Io sono il segretario del Comitato e sono il direttore della mia scuola. Grazie. Mi fate emozionare, sindaco. Vabbè, affrontiamo questo argomento perché il fine comune, la politica, dicevo io, non l'amo, ma non l'amo in che senso. La politica è quella di basso livello, ma la politica che sia l'arte di amministrare, come fanno detto i nostri grandi Socrate, Platone. Quello sì, quella è politica, politica per il bene comune, allora questo è il fine. E mi batterò a morire per questo. Stavo vedendo la mia. E quindi ragazzi, sto perché ho fatto una ricerca delle discariche pubbliche a Catania, che non c'è più, però io faccio un servizio. Allora mi libro, ma grazie al lavoratore, neanche a fare. Quindi voglio dire, anche voi cominciate a denunciare le cose che non vanno, ma non è perché deve essere polemica, no, assolutamente, perché dobbiamo dire costruiamo per creare qualcosa di positivo. Quindi noi dobbiamo costruire per guardare avanti e per andare avanti, questo è il nostro obiettivo. E importante che questo messaggio come passasse da voi ragazzi. Bene, allora grazie, ora andiamo a distribuire un attimo le pergamene che ci sono per i nostri ospiti. Pregherei al nostro sindaco Marco Rubino, che è il sindaco di Sant'Anna ripartiato da avvicinarsi, ma anche lui ha fatto tante cose interessanti e lui se ne va proprio direttamente anche a fare il tecnico, perché se per caso non funziona qualcosa, lui di notte il generatore di elettrico ci va, lui con qualche tecnico a sistemarlo, non guarda nulla in faccia. Allora questo sì che è politica e qui ho tutte le persone vicine. Grazie.
genitori che hanno detto no, io non ti do la pianta, allora non faccio questo, e allora si va a trovare. No, ma c'è un punto molto, molto importante. Infatti oggi si parla di psicosi che sono sintetiche, perché loro dicono che la droga fa emergere purtroppo proprio il disturbo latente, e quindi poi c'è quell'aggressività che viene fuori. E allora dobbiamo lavorare perché oggi si parla per quelli che si trovano di disturbi nella personalità, ne stiamo mettendo anche nel modo di essere, come disturbi della personalità, e questo passa avanti, c'è tutta una lotta giuridica naturalmente, di cui ne parleremo e faremo una cosa interessante, che abbiamo tutto il gruppo di psichiatria che si sta muovendo in questo sistema, facciamo capire ai ragazzi anche dove ci si muove, cosa si fa, e l'aiuto che noi possiamo dare. Bisogna chiedere che noi ci saremo sempre. Ci troviamo qui all'Istituto De Felice Olivetti, dirigente scolastica la professoressa ingegnere Anna De Francesco, che ha voluto fortemente oggi questo evento che abbiamo organizzato, che è il premio giornalistico The Voice Astrea, giunto alla quinta edizione. Un ringraziamento quindi va alla nostra appunto padrona di casa, al professor avvocato Mario Caruso e a tutte le persone che ci sono state oggi vicini. Abbiamo avuto questo momento di sinergia e di incontro tra istituzioni anche e ragazze e studenti, ed è stato bellissimo. Sono state assegnate 5 premi con le borse di studio, e c'è un altro premio bellissimo che sarà dato a ottobre per gli alunni meritevoli. Sì, oggi è stata una giornata molto importante e sono contenta, e sono contenta soprattutto degli argomenti che abbiamo trattato, che sono quelli dell'inclusione, di attività, di impegno civile per questi ragazzi, sia dal punto di vista della salute, della violenza di genere, dell'inclusione, che sono temi fondamentali per diventare cittadini di domani. È stato interessante perché ci sono anche in proiezione altri progetti che faremo insieme. Qui c'è il dottore Catalano, che lui, oltre ad essere il direttore sanitario della clinica Morgagni, è anche il Commodore, mi aiuti lei, il Rotariano, fellowship della Regione Italia, sì, come Rotariani appartenenti a questo gruppo di lavoro. Con l'interesse per il mare stiamo portando avanti un progetto di inclusione sociale rivolto a tutti gli studenti delle scuole della città di Catania. È un progetto che mira a suscitare l'interesse per il mare, a portare avanti la conoscenza del mare, dell'equilibrio, della difesa dell'ecosistema marino e della voglia di stare a mare, di vivere il mare, di navigare e di svolgere attività sportive. Tutto questo si svolgerà senza alcun costo per gli studenti, presentando questa accoglienza per questa attività. Bene, importante. Andiamo anche con la nostra dirigente del liceo classico ospedaliero, che penso che sia molto soddisfatta. I suoi alunni hanno avuto anche bei premi, quindi un momento importante. E ha sposato anche lei questo progetto marino. Ringrazio tutti, la padrona di casa che mi ha invitato, come sempre, con la dottoressa Lella Battiato. Noi abbiamo lavorato da tantissimi anni, questa è la quinta edizione del premio, mi complimento veramente con lei perché riesce ad organizzare e a far partecipare tutte le varie figure, dai docenti, alle dirigenti, alla politica, che è fondamentale, perché oggi noi i giovani si devono avvicinare per poter dare un input e conoscere quello che in realtà i politici fanno, perché grazie a loro tutto va avanti nel bene comunque della collettività. Grazie Lella. Grazie alla nostra preside e ai nostri dirigenti, che siete sempre vicino a noi, importante. Abbiamo anche qui appunto istituzioni, il dottore Pippo Messina, sindaco di Trecastagni, che anche lui ogni anno vuole sentitamente partecipare per stare vicino ai giovani. Sì, è una iniziativa lodevole, perché senza i giovani non si va da nessuna parte, come diceva il mio collega Rubino. Quindi complimenti a tutti voi per queste iniziative. E io, oltre a te, ho il dovere anche di ringraziare le dirigenti di questi istituti, i Lions, a cui io appartengo,
E poi l'amico mio Nicolossi, che spesso lo vedo in questa circostanza, ma qua c'è la figliola dell'Astrea, giusto? No, è una che, che lavora nel team, nel nostro team. Sì. Figura importante, protagonista. E quindi questo, io ti ringrazio e quando tu chiami ci saremo sempre. Comunque i complimenti vanno a tutti i ragazzi. Grazie ancora. Allora, il nostro sindaco di Sant'Agata Ribattiati è Marco Rubino, anche lui sempre vicino, mi dà sempre supporto. Voi più che supporto vi diciamo grazie, perché comunque gli obiettivi che cercate, che raggiungete, grazie a Dio, ma veramente grazie a fare questa rete tra istituti, istituzioni, istituzioni anche mediche, perché i ragazzi hanno bisogno di stimoli, stimoli che li portino ad avere il proprio pensiero, a realizzare un'opinione pubblica capace dell'espressione personale, senza perseguire altri strumenti che purtroppo li canalizzano verso azioni un po' poco felici, come definisco io. Grazie per quello che fate per i ragazzi, ma io ricordo sempre che il futuro, grazie a voi, si costruisce giorno dopo giorno, non arriva certamente. Grazie Lella. Grazie sempre al nostro sindaco. Allora, io qui c'ho anche il nostro professore Vito Leanza, che lui vuole sempre essere vicino a noi. Oggi una ragazza ha letto una bellissima poesia sulla pace, che è importante, e ha mandato lei un bellissimo messaggio. Sì, perché con la pace si costruisce, con la guerra si distrugge tutto. Parlavi di concordia e parlavi anche di questo, dell'armonia, che è la base di ogni cosa. E questa ci deve essere: laddove c'è armonia non c'è guerra, si costruisce. Laddove c'è guerra le cose belle vanno in rovina. Grazie, grazie sempre e grazie per essere qui vicino a noi. Allora, andiamo alla dottoressa Atena Maria Parcondi, che lei è sempre in prima linea per il bene comune, artista, e veramente viene ispirata sempre verso bene sociale. È vero, la mia associazione che ho con mio marito Maurizio Diogene Catania, poeta, vuole sempre affrontare in una sintesi appunto di poesia tutti i temi sociali. Soprattutto la pace ci sta molto a cuore, perché con la pace si realizza tutto. Io ringrazio la Fondazione Astrea e il suo presidente Mario Messina e la dottoressa Lella Battiato per aver organizzato questo premio, che non fa altro che indurre e stimolare i ragazzi a dare il meglio di quello che loro pensano e conoscere così anche cosa pensano i ragazzi e come si vogliono organizzare per il loro futuro. Bene. E questa è una cosa veramente bellissima. Grazie. 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 Allora, ecco qui, andiamo ai nostri giovani, andiamo un attimo alla dottoressa Ferlita e poi andiamo ai nostri premiati. Dottoressa Ferlita, il suo messaggio per il progetto Martina, anche lei in prima linea sui beni comuni. Ai giovani posso dire semplicemente: ricordatevi di Martina. È molto difficile fare sacrifici quando non si sa per che cosa si devono fare. I giovani che si sentono che stanno bene si chiedono: ma perché devo rinunciare, diciamo, agli stili di vita errati, sbagliati? Significa fumare, significa non fare attività fisica, significa ridurre enormemente il rischio di andare incontro di alcuni tipi di tumori se si rinuncia agli stili di vita errati. Ecco, quindi ricordatevi di Martina. Sicuramente, grazie. Allora, avviciniamo qui la dottoressa anche Cristina Nicolosi, tutti qua vicini. Lucio Umberti, dove si è svolto questo importante evento, è la quinta edizione del premio giornalistico De Bonis Astrea, in cui il presidente è il professor Dani Caruso, e adesso lo dice anche la dottoressa Cristina Nicolosi, che fa parte dello staff, e sono avuto questo premio, che poi consiste in una borsa di studio. Quest'anno sono stati assegnati 5 premi e sempre hanno trattato temi importanti che riguardano l'inclusione sociale, la globalizzazione e anche il tema della tossicodipendenza.
È stato un momento importante in cui anche le istituzioni sono state presenti e questo è fondamentale, è importante. Allora, io inizierei subito qui, che ho vicino a me, lei è la professoressa? Elisa Durante. E lei della scuola? Turrisi Colonna. Allora abbiamo qui Sofien, allora Sofien lo facciamo avvicinare, Sofien Paolo. Timore, ho vinto il secondo premio con il tema riguardante la tossicodipendenza. Cosa ti ha spinto? Mi ha spinto, ho parlato della tossicodipendenza anche riguardo al sia, oltre al tema della tossicodipendenza, ho voluto parlare dell'inclusione e dell'integrazione degli anziani nella società, perché gli anziani possiedono un bagaglio di esperienze di vita che può servire ai giovani, perché sono anche trasmissioni di amore. Importante queste riflessioni, molto belle. È un ragazzo speciale. Sì, è un ottimo alunno. E questo è bello. Allora, poi andiamo al liceo classico ospedalieri, così facciamo, le alterniamo. Liceo classico ospedalieri, e qui abbiamo la professoressa Marinella Spina, che vorrei si avvicinasse a noi. Allora, soddisfatta, professoressa, hanno conseguito primo premio anche. Quarto. Primo e quarto premio, e siamo più che soddisfatti, ma soprattutto quello che ci interessa è essersi messi in competizione. Perché le vittorie arrivano, ma è importante partecipare. E loro hanno abbracciato subito questo progetto con grande entusiasmo. Quindi un grazie a voi che ce l'avete proposto, perché ci vogliono anche idee nuove, ecco. Non sono le solite idee, ma coniugate e declinate in maniera più nuova. E quindi grazie alla Fondazione Astrea, alla dottoressa Battiato, alla preside De Francesco che ci ha ospitato e alla nostra preside che è sempre aperta a tutte queste iniziative. E questo è importantissimo. E poi lo dedichiamo oggi 5 giugno anche a Davide Greco, a Daviduccio. Esatto, non dimentichiamo un grande giovane, uno di questi che nella vita si sarebbe fatto veramente valere in tutti i sensi, ecco, umano, lavorativo, ecco. Bene. La parola alla nostra premiata. Allora, tu primo premio. Sì. Io ho parlato dell'integrazione di tutte quelle persone che non, cioè, fanno parte della nostra stessa società, che però spesso vengono emarginate a causa delle difficili situazioni, dei difficili contesti a cui appartengono, e quindi ho parlato proprio dell'associazione Volunteers, composta da tutti quei ragazzi che diciamo, come obiettivo hanno proprio aiutare tutte queste persone, a partire dal fare la spesa, aiutare a donare cibo, fino anche al passare le loro ore con questi ragazzi, farli giocare, farli studiare, per riuscire a estrapolarli da queste situazioni da cui loro purtroppo, di cui loro fanno parte volontariamente, chiaramente. Titolo del tuo elaborato? Inclusione non solo estera ma anche all'interno della società. Complimenti sempre, grazie. Grazie, tu hai avuto invece il quarto premio, sì, ti chiami? Letizia Brex, ho avuto il quarto premio e ho deciso di... Liceo classico ospedalieri, diciamo. Sì, liceo classico ospedalieri, ho realizzato una poesia dal titolo Alienati, che si concentra su tutti i temi, diciamo, più o meno, però in particolar modo su quello dell'inclusione e dell'identità. Infatti è un dialogo appunto tra due soggetti fittizi in cui ci si rende conto che non c'è un modello a cui ispirarsi, perciò tutti siamo diversi ma al contempo non lo è nessuno, perché non, tutti noi in qualche modo non ci adeguiamo a dei modelli prefissati. Bellissimo anche come concetto, anche questo. E poi abbiamo premio, aspetta, tu hai avuto il? Il quinto. Io sono al liceo, diciamolo, Turisi Colonna. Del liceo Turisi Colonna, e il mio elaborato appunto è un tema che riguarda l'inclusione e soprattutto l'integrazione appunto di tutte le persone all'interno di quella che è la società e anche soprattutto del tema della globalizzazione. Bene, la professoressa che ti è stata vicina, la professoressa del Turrisi Colonna, Alice, ottima studentessa, trovo che abbia toccato nel suo elaborato degli argomenti veramente importanti, di grande sensibilità, relativi non solo all'identità personale ma quella che poi la società e la globalizzazione. È importante. Dottoressa Cristina Nicolosi, che lei fa parte dello staff della Fondazione Astrea e insieme fa un lavoro veramente importante.
Grazie, è il secondo anno che questi ragazzi ci stupiscono. Non lo dico proprio con lo stupore di averlo scoperto, ma ne eravamo certi. La Fondazione Astrea crede nei giovani e a tal proposito sa che stimolandoli, creando dei progetti e soprattutto rendendoli partecipi, possono creare veramente grandi cose. La scuola è la più grande palestra che possono avere. Ci auguriamo sempre, grazie anche al nostro supporto, che possano trovare i loro obiettivi e realizzarli sempre.